Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Money Glitch, il Money Glitch da fare in due che è ancora funzionante. Per fare questo glitch serve un amico, un Avenger, l'auto da duplicare, una sessione sola in video così non ve romper cazzo nessuno e un'auto da sacrificare ovviamente. Quante più auto avete da sacrificare, quanti cloni in più potete fare. A questo punto salite sulla Venger voi e il vostro amico e vi posizionate su esci dalla base operativa e dovete avere selezionato nel menu rapido chiudi applicazione. Lo potete fare con il lettore multimediale ma io adesso lo farò con chiudi applicazione, quindi andiamo a farlo ragazzi. Ci posizioniamo qui, facciamo esci dalla base operativa e poi chiudiamo immediatamente l'applicazione. Allora, questo metodo che vi sto facendo vedere funziona per gli utenti di Xbox One e per gli utenti di PS4, però potete farlo anche con lettore multimediale chi è di PS4 ovviamente ragazzi. Quindi a questo punto riavviate l'applicazione, per il video integrale vedete la freccettina che è appena comparsa, aprite la scheda in alto a destra e avrete il video integrale con due schermi così capirete meglio che cosa farete voi e che cosa fa l'amico. A questo punto l'amico ci rinvita in sessione, entriamo in sessione e come vedete l'amico è ancora buggato dentro la Venger. Entriamo in una missione di Rockstar, e a questo punto il nostro amico l'unica cosa che dovrà fare è unirsi alla missione di Rockstar. Quindi entriamo, io prendo l'aura da titano perché è la prima, è la più comune. Se siete in sessione solo in video non troverete mai nessuno ragazzi, quindi questo è anche il bello di farlo in sessione solo in video. Il vostro amico dal party si unirà a voi, quando avrà il primo messaggio lo accetterà, voi vi metterete in schermata nera come sono io e uscirete dall'attività e accetterà il secondo messaggio. A questo punto il vostro amico sarà sbuggato e sarà pronto per aiutarvi a fare il glitch. Quindi uscite dalla base operativa e richiamate una LGRH8 che andrete a perdere. Allora, con questo glitch ragazzi non servono targhe personalizzate perché l'auto che andremo a duplicare prenderà la targa dell'auto che stiamo sacrificando, in questo caso della LGRH8 che andremo a chiamare. Quindi uscite dalla base operativa e chiamate la LGRH8. Potete farlo anche con l'efaggio, anzi è molto più rapido farlo con l'efaggio perché magari se siete presidenti richiamate subito col Motorcycle Club il veicolo e potete farlo ripetutamente. Allora ragazzi, il bello di questo glitch è che una volta buggati e una volta fatta il primo passo potete farlo molto molto velocemente. Allora guardiamo bene la targa. Questa è la targa ragazzi, ricordatevela. E adesso andremo a fare il bug per far guidare il nostro amico nella nostra base operativa. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire in macchina e non appena il nostro amico tocca la portiera per entrare noi dovremo scendere al volo. Non come ho fatto io l'ho fatto per farvi vedere che diciamo il bug se non lo fate bene non funziona. Quindi il nostro amico si metterà vicino diciamo a una certa distanza dall'auto e terrà premuto triangolo ragazzi. Qui era un po' troppo distante, quindi tiene premuto triangolo e non appena si avvicina noi usciamo, automaticamente passerà al posto di guida e noi saliremo in auto e l'unica cosa che resterà da fare al nostro amico è posizionare l'auto nel punto dove andrà posizionata in maniera tale che noi ci potremo teletrasportare ragazzi. Il glitch come ho già detto lo conoscete già, è abbastanza semplice, non penso che siete così caproni che l'avrete già dimenticato sto glitch,
mi sembra l'unico glitch funzionante per le duplicazioni, è anche il più pratico, ragazzi, secondo me, perché è abbastanza veloce da fare. Non credo che ci serva una grande maestria nei glitch. Allora, a questo punto vi mettete qui, ragazzi, fate comparire il messaggino per uscire dalla base operativa e pigiate triangolo X insieme. Una volta fuori dovete chiamare il centro operativo. Come vedete, ragazzi, la targa è cambiata, ha preso la targa dell'auto che era fuori. Io, siccome era la seconda volta che lo provavo, il centro operativo ce l'ho qui vicino, quindi per questo vi dico che il glitch è semplicissimo. Per quale motivo? Per il semplice fatto che il centro operativo non vi scompare, ragazzi, vi rimane vicino alla base operativa, quindi con un'ottima combinazione di Motorcycle Club e centro operativo vicino potete duplicare auto all'infinito, ragazzi, una dietro l'altra, proprio a nastro, come si dice a Roma, una dietro l'altra. Che altro dirvi, ragazzi? Porterò altri video in giornata, quindi rimanete connessi sul canale. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See?